Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E a proposito di voce fuori dal seno, a riportare la guerra in Ucraina al centro del dibattito è stato qui il nostro nonno Silvio. Nonno Silvio è uscito da Abbiamo quasi gli occhi chiusi, sì, quando faccio quasi. Si è lasciato andare a delle dichiarazioni talmente in libertà che al confronto sabato sera Gino Paoli sembrava Enrico Cuccia, sembrava uno che ci stava attento. No? Berlusconi con la voce biascicante. Adesso biascicante. Un pochino. Sì. Ha detto che la colpa della guerra è del signor Zelensky. No. Il signor Zelensky. Quel signore lì. Ah. Che è stato lui, infatti, a invadere le province filorusse e che lui, cioè il signor Zelensky, vuole la guerra. Non so se avete visto il video del signor Zelensky, ma Silvio, sembrava un po' strano. Però. Sai quando alle 3 di notte ti sarà capitato, Floris, che magari hai bevuto un bicchiere di troppo? Esatto. Prendi il telefono e mandi un messaggino alla ex per dirle che l'ami ancora, sai? Amore, mi manchi. Sì. Solo che le nostre ex si chiamano Anna, Roberta, Jennifer. La sua ex si chiama Vladimir. Sì. Era chiaramente un messaggio a lui. Comunque ormai dai, Berlusconi è come il nonno a tavolo che scorreggia. Sai quelli che vicino lo vedono che sposta il peso, allora fanno rumore per coprirlo. No. E a tentare di coprire i peti del presidente c'è il povero Tajani. Che ci prova. Che fa, poverino. Ci prova in tutti i modi. E la stessa sera...